ogni volta che il Sud protesta, e vi posso assicurare che ha tonnellate di ragioni per farlo, ci deve essere qualche motivo per, come dire, infamare, come direbbero, ecco, le ragioni della protesta. Io a questo movimento ho dedicato un capitolo nel mio ultimo libro, Giù al Sud, quando non ne parlava nessuno. Perché li ho incontrati alla scuola di politica di Filaga, sui Monti Sicani, la scuola di politica creata da padre Pintacuda, e lì ho scoperto un mondo di cui l'Italia non sa nulla, perché se è sud e non è mafia, non è camorra, non è notizia. Lì mi raccontavano che in 3 anni su 200.000 aziende agricole, 50.000 sono state sequestrate, messe all'asta. Mi raccontavano di gente che da generazioni coltivava quelle aziende, quelle terre, eccetera, e che è scomparsa dall'oggi al domani in silenzio perché hanno il pudore di un nome da salvare, eccetera, eccetera. Per cui queste tragedie vissute nel silenzio nella famiglia. Qualcuno mi si avvicinò e mi disse, eravamo con altre due o tre persone, autori di libri come Antonio Ciano, e ci dissero: noi siamo alla disperazione, pronti alle armi, ci manca solo un leader. E io risposi: guardate che non ha fatto manco il militare. Ma questo è il grado di disperazione di questa gente. Allora, ci sono almeno tre argomenti enormi nella sua domanda. La prima è l'impoverimento del Regno delle Due Sicilie, cioè del Sud, chiamiamolo Sud, perché il Regno delle Due Sicilie ereditò comunque un paese che esisteva, cioè che è esistito per oltre 700 anni, con quei confini, con quella gente. Il Regno delle Due Sicilie fu solo l'ultimo dei poteri che gestì, e lo fece molto bene, che gestì quel paese. E durò 127 anni. Per chi voglia fare dei paragoni, 127 anni è più di quanto è durato il Regno d'Italia, 85 per i Savoia, è più di quanto è durata la Repubblica Italiana, è quasi quanto sono durati il Regno d'Italia e la Repubblica Italiana messi assieme. Quella è una dinastia divenuta autoctona e che creò le prime aree industriali in Italia. Basta andarsi a leggere i documenti di L'invenzione del Mezzogiorno scritti da Zitara e anche tanti altri libri. L'invasione del Sud con annessione comportò la distruzione dell'economia del Sud, la chiusura dei più grandi stabilimenti siderurgici d'Italia, che erano in Calabria, la devastazione con sparatoria sulle maestranze che volevano impedirlo delle più grandi ed efficienti officine meccaniche d'Italia, che erano nel Napoletano. L'asportazione del tesoro in lingotti d'oro e poi in oro circolante, della ricchezza del Regno delle Due Sicilie, e ogni 2 o 3 lire che circolavano allora in Italia, 2 erano al sud e 1 in tutto il resto d'Italia messi assieme. Totale. Tutto questo comportò una ventina dopo, a parte la reazione armata con quelli che furono chiamati briganti, ma difendevano il proprio paese, e il loro sterminio, comportò per la prima volta nella storia del sud d'Italia l'abbandono della propria terra da parte dei meridionali. Non era mai accaduto in decine di millenni. 20 anni dopo l'unità d'Italia cominciò l'emigrazione dal sud, che porterà via da 20 a 25 milioni, secondo i vari conteggi, di meridionali in 90 anni. Questo per quello che come dire, riguarda il passato e l'emigrazione. Per quello che riguarda l'oggi, insomma, non è che sia cambiato niente. Se andate a vedere come sblocca i soldi il Comitato Interministeriale Programmazione Economica, divide le quote da sbloccare, che spesso sono soldi destinati al sud, per 200 quote e fa 199 quote al nord e una al sud. Con Monti le quote, ma anche perché i soldi sono diminuiti, sono state tipo 30-40, di cui 39 al nord e una al sud. E in tutto il programma di Monti non c'è una parola per il sud. E poi ci si meraviglia
delle proteste, e poi quando si protesta si dice rivogliono il regno delle Sicilie, no, vogliono solo rispetto, attenzione ad essere considerati cittadini alla pari di uno stesso paese. Del movimento dei Forconi fanno parte anche i pastori sardi, guidato lì da Felice Floris. Vi ricordo che quando ci furono 100.000 forme di parmigiano invendute, l'allora governo a trazione leghista, con i soldi destinati al Mezzogiorno, fece acquistare 100.000 forme di parmigiano per salvare i Quando ci fu il pecorino invenduto per i sardi, l'allora governo mandò la polizia a spaccare le teste dei sardi a randellate, e quando i sardi in Sardegna, quando i sardi presero il traghetto per venire a Roma, li aspettarono sul molo a Civitavecchia a spaccargli le teste preventivamente, prima ancora che arrivassero a fare la protesta. Ora, i soldi che hanno usato per il parmigiano erano lì, per il sud, quindi al limite bisognava comprare il pecorino con quei soldi. E ci si meraviglia se la gente poi fa quello. In Sicilia il movimento dei Forconi ha cominciato a fare queste proteste dopo l'ennesimo suicidio di un signore che si è lanciato dalla sua terrazza con una corda legata al collo. Queste sono delle sciocchezze, mi stanno venendo dei termini che non posso pronunciare in radio, ma insomma, delle sciocchezze che tendono a nascondere la serietà e la profondità delle argomentazioni per cui il Sud protesta. Cioè, dal Sud vanno via, sono andati via negli ultimi 10 anni 700.000 giovani laureati, preparati, eccetera. In qualsiasi paese, qualsiasi governo di destra, di sinistra, di ciechi, di sordi, di muti, di monchi, si sarebbe occupato di questo problema per risolverlo. Ma non lo risolvono, ma perché? Perché questo è un affare per una parte del paese. Solo per far studiare i suoi figli e poi regalarli al nord, il sud spende circa 3 miliardi di euro all'anno, li fa studiare al nord, quindi il nord ci guadagna per i fuorisede, gli affitti, le cose, le scuole, eccetera, e poi rimangono lì, significa regalare un dirigente a un altro paese, sia pure all'interno, formare, come dimostrano gli studi fatti sull'argomento, formare un laureato costa dalle scuole materne alla laurea 300.000 euro, ma per quelli fuori sede la cifra aumenta di circa 100.000, 23.000 meridionali, studenti meridionali ogni anno si spostano al nord, fate voi i conti, e una laurea dura in genere, sono conti della Confindustria, no, del Sole 24 Ore, circa 7 anni, moltiplicate per 7. E avete il salasso del sud a favore del nord per regalargli una classe dirigente a proprie spese, soltanto per la scuola. Poi passate alla sanità, ai trasporti, sono stati segati, cancellati da un improponibile, impresentabile amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, che in un paese civile starebbe già al paesello suo a riflettere sulle sue sciocchezze, tutti, ma proprio tutti i treni diretti sud-nord, il paese è stato spezzato in due nell'anno del 150° anniversario della cosiddetta unità, tutti, il 90% degli aerei che partono dal sud devono pagare pedaggio a Malpensa, vengono portati a Malpensa solo per far vivere un aeroporto che non doveva esistere. Per andare da Palermo a Tunisi devi prendere l'aereo per Malpensa e poi da Malpensa andare a Tunisi. Insomma, dovrà finire questa porcheria. E ricordo che quando scrissi Terroni, riportai, cioè i miei amici di Bari, per andare a Milano, si vedevano costretti a pagare all'Alitalia un biglietto più costoso del Bari-New York. Allora cosa facevano? Compravano il biglietto per New York, arrivavano a Malpensa, scendevano e strappavano il biglietto e andavano a Milano e risparmiavano.